16 agosto 2023, ultime parole della Madre Celeste a Valeria Copponi. Non vi rendete conto di ciò che vi aspetta. In questo ultimo messaggio che la Madonna ha donato alla veggente italiana Valeria Copponi, troviamo del rammarico nelle sue parole, poiché lei sa che anche nei momenti liturgici importanti come quello della sua assunzione al cielo, che si ricorda il 15 agosto, molti dei suoi figli non hanno avuto neanche un pensiero per la sua figura di madre. La Vergine Maria in questo messaggio parla soprattutto di coloro che non credono in lei e di conseguenza a suo figlio Gesù e quindi andranno all'inferno, avvertendo che questi figli non sanno neanche minimamente cosa li attende in questo luogo di castigo. Leggiamo il messaggio. La vostra amatissima madre. Ieri avete festeggiato la mia assunzione al cielo, ma quanti di voi sono venuti a trovarmi nella casa di mio figlio? Io aspettavo tutti i miei figli per riempirli di grazie, ma purtroppo la maggioranza di voi ha festeggiato con ubriacature del corpo e dello spirito. Ma come posso ancora raccomandarvi al Signore se la maggioranza di voi neppure lo conosce? Si festeggia soltanto in modo terreno e non si pensa al cielo nemmeno nel giorno della mia assunzione. Mi sapete dire come la maggioranza dei miei figli in che modo ha festeggiato? Chi non crede non deve nemmeno festeggiare. Quanti miei figli andranno all'inferno, tra le fiamme eterne. Pregate, figli cari, per questi vostri fratelli che rimarranno per l'eternità nella sofferenza grandissima, dove sarà pianto e stridore di denti. Pregate molto, figli miei carissimi, per questi vostri fratelli che non si rendono conto di ciò che li aspetta. Figlioli miei, vi amo tantissimo e vi raccomando sempre a mio figlio e al vostro Padre Celeste. Io sono con voi che amate Gesù e vi prometto che non vi lascerò perire nelle fiamme dell'inferno. Grazie figli miei, continuate a pregare per i vostri fratelli non credenti. La vostra amatissima madre.